Per cortesia, per cortesia. Per la banda, per la banda. Andiamo, vabbè. Per cortesia, facciamo silenzio. Per cortesia, se facciamo silenzio, diamo avvio ai lavori del Consiglio. Siamo molto numerosi e questo non capite, cioè anzi capite perché siete qui presenti, quanto ci faccia piacere come istituzione. Però ecco, poiché siamo in molti e anche più delle aspettative, e questo ci fa immensamente piacere, vi chiediamo la cortesia di fare silenzio per poter dare inizio ai lavori del Consiglio. I lavori del Consiglio, poiché siamo convocati in seduta formale, iniziano con l'appello da parte del Segretario Generale. Prego, Segretario. Sì, buongiorno a tutti, procediamo all'appello. Benedetti, Martellini, Trippetti, Piselli, Montesi, Catanossi, Cristofori, Rutili, Spedalieri, Brozzi, Campagnani, Tiberi, Passeri, Tosti, Pompili, Alleuri, Piccioni, Dominici, De Angelis, Anche, Cretoni, Petrini, Bernelli, Militoni, Cardarelli, Monini assente, Cappelletti, Grifoni, Parente, Loretoni, Profili. C'è il numero legale. Grazie. Prego. Grazie, grazie a tutti. Come ufficio di presidenza, in accordo con la conferenza dei capigruppo consigliari, abbiamo deciso all'unanimità di convocare questa mattina il Consiglio Comunale affinché fosse a testimoniare l'importanza che il 150° anniversario dell'Unità d'Italia ha per tutto il Paese e quindi per la nostra comunità, fosse il massimo organo democraticamente eletto nella nostra città. Consentitemi di dire come in questo momento in cui celebriamo la nascita dello Stato unitario, con orgoglio di appartenenza, so che è una cosa irrituale rispetto al cerimoniale, ma
credo che le cose lo impongano. Il nostro pensiero solidale va alle decine di migliaia di morti che in Giappone hanno subito le conseguenze del disastroso terremoto che voi avete appreso. E la nostra grande preoccupazione alle ulteriori conseguenze che per quella popolazione e per tutto il mondo sta avendo e può avere quanto sta avvenendo nelle centrali atomiche, a testimonianza, se mai ve ne fosse bisogno, di quanto le scelte dell'uomo possano influire sul futuro di tutto il mondo, che in fondo, fin dal suo inizio, è globalizzato, nel senso che la differenza è che oggi noi sappiamo meglio come ciò che avviene in una parte di esso può avere influenza su tutto il resto del nostro pianeta. Oggi, con la celebrazione dello Stato unitario, vogliamo ricordare come la nascita appunto dello Stato unitario ha consentito al nostro Paese un decisivo avanzamento storico, di porre fine ad una fatale frammentazione e di riconoscerci in un ordinamento liberale e democratico. Credo che dobbiamo volgere la nostra azione affinché questo Paese abbia un sussulto di dignità e di amore verso se stesso, verso i propri cittadini, di rispetto dei tanti che si sono sacrificati per renderlo unito e per quelli che hanno dato la loro vita per liberarlo da regimi dispotici e liberali e dalle dominazioni straniere. Io credo che in questo momento, e prima di dare ovviamente la parola per il saluto al sindaco, poi ci sarà un percorso storico per cui daremo la parola al dottor Filippo Maria Troiani del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell'Università di Studi di Perugia, che farà un intervento che avrà per oggetto Spoleto nel Risorgimento nazionale dal 1861 al 2011. Mi compete di ringraziare tutti quanti per la disponibilità dimostrata nell'organizzare questa giornata, quindi sia i consiglieri comunali che quanti hanno collaborato fattivamente anche con il loro lavoro all'incontro di oggi. Ringrazio tutti i cittadini che oggi hanno voluto cogliere questo invito, le autorità civili e militari presenti a testimonianza ovviamente dell'attaccamento al nostro Paese, alla nostra nazione, e la banda musicale che con grande disponibilità ha voluto introdurre con l'inno nazionale, con l'esecuzione dell'inno nazionale, i lavori di questo Consiglio Comunale, i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Bambini, un'esperienza che stiamo portando avanti nella nostra città e che vuole dare gli strumenti per capire meglio la realtà che li circonda da un punto di vista istituzionale ai nostri giovani e alle nostre generazioni. E poi, non da ultimo come ovviamente, ma lo cito semplicemente per cronaca, per ultimo, ringrazio l'avvocato Mario Rossi, poi dirà il sindaco, che ha messo a disposizione un importante volume, donazione alla città di Spoleto, alla sua biblioteca, esposto nel tavolo centrale del Consiglio Comunale. E poi alla fine di questo Consiglio Comunale verrà a tutti distribuita ai consiglieri comunali un omaggio di un importante volume che è edito dalla Banca Popolare di Spoleto, che è qui presente anche con una propria rappresentante, la dottoressa Piermarini, dedicato alla ristrutturazione di questo importante palazzo, anche come dire, che è un simbolo anche dell'identità cittadina, vista l'intitolazione allo stesso, e che contiene, oltre i dati sulla ristrutturazione di questo palazzo, anche un ripercorso storico della figura di Luigi Bianciani. Quindi adesso si procederà in questo modo, diamo la parola al sindaco per il suo intervento, poi passeremo alla seduta informale per consentire al dottor Troiani di fare la sua prolusione storica. Prego sindaco. Buongiorno a tutti, grazie, mi aggrego ai ringraziamenti e sono molto contento che abbiate raccolto l'invito della Presidenza del Consiglio Comunale, spero che sarete con noi
tutto il giorno fino all'inaugurazione della mostra sul Risorgimento fatta dalla Fondazione Cassa del Risparmio. E io l'unico ringraziamento che aggiungo, perché lo ha ricordato anche la Presidente, è ufficialmente all'Avvocato Mario Rossi, che ha regalato questo splendido volume alla città di Spoleto, e la nostra idea è quella che per tutto quest'anno di festeggiamenti il libro venga depositato e tenuto lì aperto ogni consiglio comunale fino alla fine dei festeggiamenti, proprio per sottolineare non solo la qualità e la bellezza del libro stesso, ma anche del valore delle cose che ci sono scritte e dell'importanza delle cose che ci sono scritte all'interno. Quindi io lo ringrazio ufficialmente, l'ho già fatto con una lettera a nome della città e del consiglio comunale, ma credo che sia veramente un dono inaspettato ma estremamente gradito da parte di tutta la popolazione. Celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia significa non solo onorare l'impegno di quanti, e tra questi anche molti spoletini, credettero fin da subito all'indispensabilità di uno Stato unitario e alla necessità di compiere un ulteriore sforzo in questo senso, ma anche ribadire la valenza e la stringente attualità di questi stessi valori che guidarono allora le azioni di tanti e tanti nostri connazionali. Non va mai dimenticato, soprattutto in questo momento storico, dove da più parti si cerca di indebolire il comune sentire nazionale, anteponendo in maniera forzosa motivi di radicale divisione, il contributo che Spoleto fornì in termini di uomini e di idee negli anni del Risorgimento nazionale. Un impegno e un contributo che indubbiamente fu figlio del desiderio, possiamo dire patriottico, di legare la storia della nostra penisola ad una concreta prospettiva di unità e di condivisione, affinché l'Italia, unica ed indivisibile, non rimanesse soltanto l'utopia irrealizzabile di pochi italiani illuminati. Per comprendere pienamente il significato di queste celebrazioni è indispensabile ricordare le parole del nostro Luigi Bianciani. Rivolgendosi ai suoi concittadini, proclamò che avrebbe combattuto per la causa italiana, dichiarando: «Se a me non bastasse essere italiano, ricorderei essere il rappresentante di Spoleto, di città che mostrossi eminentemente italiana, che vorrà, ne son certo, tale sempre a dimostrarsi». Il messaggio di Luigi Bianciani, la passione con cui trasmette alla città tutta la forza del suo impegno e dei suoi valori, ci restituisce l'immagine di una città fervida di vita e di pensiero, capace di condividere l'entusiasmo eroico dei grandi ideali e disposta a lottare e a combattere per la libertà di quella che considerava già essere la propria nazione. Spoleto scrisse pagine nobili nella storia del nostro Risorgimento ed ebbe un ruolo di primo piano nella lotta di liberazione che si concluse con le annessioni del novembre del 1860. Fu la prima tra le città umbre a istituire nel febbraio del 31 un governo provvisorio presieduto da Pompeo Campello, e quando nel 59 scoppiò la seconda guerra di indipendenza furono numerosi gli spoletini che accorsero per dare il loro valido aiuto sia nelle file dell'esercito regolare sia a fianco di Garibaldi. Vale la pena ricordare i fatti che portarono alla liberazione della nostra città. L'ordine con cui Vittorio Emanuele il 16 settembre affidava al generale Brignone, comandante della Brigata Granatieri di Lombardia, l'incarico di marciare su Spoleto. Lo sforzo inascoltato dell'arcivescovo Arnaldi, che preoccupato per le sorti della città propose a più riprese la resa di quanti si erano asserragliati dentro la Rocca Albornoziana, la battaglia e l'assalto alla Rocca, ordinato dallo stesso generale Brignone, che costò notevoli perdite di vite umane e mise fine al dominio papale su Spoleto. Come vedete, i fatti che portarono alla conquista della libertà e lo sforzo compiuto per la costituzione di uno Stato unitario non furono passaggi scontati, privi di insidie e di difficoltà. Quello che avvenne a Spoleto, come nel resto d'Italia, fu la conseguenza diretta dell'affermarsi di una coscienza nazionale, fino ad allora solamente immaginata. Il nostro tempo sembra oggi essere lontano, distante da quei fatti di allora. Il sacrificio di tanti nostri concittadini ci appare oggi come un esempio eroico, invece, appartenente ad un'epoca ormai andata. I valori che spinsero in avanti il nostro Paese fino a farlo diventare uno Stato unitario sembrano oggi definitivamente acquisiti. Ma troppo spesso oggi assistiamo a giudizi sommari e a bilanci approssimativi, che tendono ad inficiare irrimediabilmente il progetto unitario
che trovò il suo compimento nel 1861, manifestazioni contrarie a quello spirito nazionale che segnò un cambiamento profondo per il nostro Paese. Non dobbiamo mai dimenticare gli insegnamenti che la storia ci ha lasciato, perché solo così facendo saremo in grado di onorare il ricordo di quanti si impegnarono, sacrificando la loro stessa vita, per consegnare nelle nostre mani la possibilità di costruire un futuro diverso, potenzialmente migliore. Viva l'Italia Unita! Grazie Sindaco. Adesso dovremo effettuare la votazione per il passaggio da seduta formale in informale per consentire al dottor Filippo Maria Troiani di poter fare la sua relazione, il suo intervento su Spoleto nel Risorgimento Nazionale dal 1861 al 2011. Quindi gli scrutatori, Sergio Grifoni, Tiberi e De Angelis. Prego. Diamo avvio alla votazione. Benissimo, ovviamente un voto all'unanimità, quindi invitiamo il dottor Filippo Maria Troiani ad accomodarsi. Grazie dottore, prego la parola. Scusa. Signor Presidente del Consiglio Comunale, signor Sindaco, signori consiglieri. Inizio doverosamente il mio intervento esprimendo profonda gratitudine al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consigliari per aver voluto concedermi l'onore di ricostruire di fronte al più alto consesso istituzionale della nostra città il ruolo che essa svolse nella stagione risorgimentale. Gli anni che precedettero il compimento del processo di unificazione nazionale furono anni estremamente fecondi per la comunità spoletina. Arrivata alla soglia del decennio francese, perfettamente inserita nel modello amministrativo dello Stato ecclesiastico, la città vide proprio negli anni della dominazione napoleonica mutare il quadro socio-economico della sua classe dirigente, alla quale spettò il compito di gestire il passaggio al nuovo organismo nazionale. Nel variare degli equilibri si assiste alla maturazione di una nuova coscienza civile che trasforma il concetto stesso di appartenenza. Nel complesso apparato burocratico nel quale si erano articolati gli stati della Chiesa nel corso dei tre secoli precedenti, infatti, la dicotomia tra centro e periferia aveva rappresentato l'essenza stessa del dominio temporale, impedendo di fatto la maturazione di un dibattito culturale, prima ancora che politico, sul concetto di nazione. Nelle sue lettere dalla Corte di Spagna, Bernardino Campello, diplomatico ed erudito del Seicento, rivolgendo l'attenzione agli incerti destini della sua città natale, la chiama Spoleto, patria nostra. È la conferma che nella figura del sovrano pontefice si ricomprende e si supera ogni altra forma di organizzazione statale. La breve ma significativa esperienza dell'amministrazione napoleonica dischiuse al contrario le porte ad un nuovo modello di convivenza civile, nel quale l'articolazione locale, frutto di un municipalismo fortemente radicato, veniva perfettamente ricompresa in una più ampia realtà nazionale, anche se non ancora italiana. Più sensibili al mutato clima culturale di quanto gran parte della storiografia post-risorgimentale abbia voluto ammettere, le autorità della sede apostolica, compresa l'inapplicabilità di un ritorno alla ripartizione amministrativa pre-napoleonica, diedero l'avvio, a partire dai primi decenni del XX secolo, ad un processo di revisione dell'assetto complessivo delle autonomie locali, che modificò profondamente lo scenario della periferia pontificia.
nonostante tutti i suoi limiti, la nuova composizione delle magistrature municipali e il mutare della modalità di selezione della classe dirigente porta alla trasformazione del comune in una effettiva articolazione in loco dell'amministrazione centrale. Con l'abolizione del corso legale degli antichi statuti si disegna infatti una nuova architettura delle magistrature cittadine, le cui modalità elettive vengono in parte agganciate al numero degli abitanti, eliminando al contempo l'ereditarietà dei seggi consiliari. Aveva così termine il privilegio nobiliare di esclusivo accesso alle cariche cittadine, introducendo l'obbligo che la scelta di almeno metà dei componenti il Consiglio avvenisse tra i possidenti, gli uomini di lettere, i negozianti e quei che esercitavano in figura di capi le professioni, le arti non vili e non sordide. Appare evidente che non si possa non tenere conto del mutamento tutto interno alla mobilità sociale cittadina e alle sue dinamiche che la novità aperta dalla fine dell'accesso esclusivo alle magistrature comunali porta con sé. Si fa strada in tal modo un differente sistema politico che, pur non potendo fare a meno del peso specifico della nobiltà, dischiude le sue porte ad una nuova elite di governo. Tutto ciò è in parte conseguenza di quel processo che vide gli anni della doppia dominazione francese, in particolar modo quelli dell'impero napoleonico, quale punto di svolta ed emersione di uomini nuovi, provenienti dalle fila della borghesia dei mestieri e del commercio, che avevano conquistato spazi di manovra ai quali non vollero più rinunziare. È in parte a questa rinnovata generazione di amministratori che si deve lo slancio generoso con il quale la città partecipò allo sforzo risorgimentale. La variegata composizione del primo consiglio comunitativo, nominato nell'autunno del 1816 dal delegato apostolico Monsignor Valguarnera, ci rende uno spaccato esemplare della realtà socio-economica cittadina che agli inizi della restaurazione si prepara inconsapevolmente a vivere la complessa ed articolata stagione dei moti risorgimentali. La provenienza dei suoi componenti, differente nel numero secondo le disposizioni allora vigenti, spazia, stando a quanto riportato dalle cronache, dai nobili ai negozianti possidenti, ai proprietari terrieri, sino ad includere persino un capo muratore. Ma è scorrendo l'elenco dei nominativi che è possibile rintracciare le informazioni più interessanti sulla geografia politico-istituzionale della comunità, specie fra le fila dei possidenti. Alcuni di essi infatti non solo riusciranno a completare il percorso di ascesa sociale arrivando alla conquista del titolo nobiliare prima del tramonto del potere temporale, ma giocheranno un ruolo attivo nelle vicende economiche, politiche e sociali cittadine ben oltre l'ingresso di Spoleto nel Regno d'Italia, dando così concretezza a quel processo di ricambio della classe dirigente che ha inizio proprio in quegli anni. In questo generale quadro di riordino Spoleto risulta elevata al rango di delegazione di seconda classe e divisa a sua volta in tre distinti governi distrettuali o di primo ordine, Spoleto, Norcia e Terni. Il pontificato di Papa Leone XII della Genga, 1823-1829, rappresentò per la comunità spoletina un periodo di sostanziale pace sociale, oltre che uno dei momenti di massimo sviluppo commerciale ed amministrativo che ebbe il suo culmine nella designazione di Spoleto a capo di una delegazione ampliata sino a comprendere il territorio di Rieti. Con la morte del pontefice avvenuta nel 1829, proprio alla vigilia dello scoppio dei primi moti liberali, tornarono a riemergere le mai risolte contraddizioni di un tessuto sociale ed economico cittadino estremamente frastagliato. È a questa data, infatti, che va fatta risalire l'inizio della perdita di peso specifico della comunità nel contesto statale. Anche se con la morte del pontefice si interruppe il flusso di provvidenze particolari e generali che negli anni Leone XII aveva riversato sulla città, ad essa, è bene chiarirlo, non sono però direttamente imputabili le conseguenze di quel processo di riassestamento delle competenze amministrative avvenute con il tramonto del potere temporale.
gli obblighi di riconoscenza che negli anni successivi spettarono ad una classe dirigente che tanto aveva ottenuto dalla munificenza del pontefice le fecero dimenticare che gran parte di quei benefici erano stati elargiti, come lo stesso Paolo Campello finì per ammettere, oltre misura, se non oltre i suoi meriti, e che su di loro, come classe dirigente, gravava il compito di consolidare nel tempo la preminenza amministrativa guadagnata. Ciò, come sappiamo, non avvenne, in parte perché non in linea con gli orientamenti delle nuove autorità dello Stato unitario e in parte per l'immobilismo di un attuabilato cittadino nella sua maggioranza occupato ad acquisire o difendere le proprie posizioni sociali. La rivoluzione liberale del 1830 si incaricò di confermare che il tempo degli indugi era però definitivamente tramontato. Nel volgere di poco più di un ventennio, la classe dirigente cittadina nelle sue massime componenti si sarebbe trovata costretta ad affrontare i complessi passaggi che portarono al compimento dell'unità nazionale. Certamente non tutti gli esponenti del notariato cittadino attesero passivamente il volgere degli eventi. Non pochi tra di essi aderirono infatti generosamente al processo risorgimentale, anche con il non nascosto desiderio di guadagnare alla comunità un ruolo da protagonista nel futuro Stato unitario. Quando si parla di risorgimento nazionale, il pensiero corre immediato agli avvenimenti del triennio 59-61, dimenticando però che esso ebbe il suo prologo nei moti liberali del 1830-31 e nella primavera dei popoli del 1848. Entrambe queste stagioni rivoluzionarie furono vissute da Spoleto in prima linea, anche grazie al ruolo da protagonisti di alcuni dei suoi figli più illustri. Lasciamo pertanto alla loro testimonianza il compito di introdurci nella ricostruzione degli eventi più significativi. La breve ma intensa parentesi dei moti liberali del 1830 ebbe in Pompeo Campello e suo malgrado nell'arcivescovo Mastai Ferretti due dei principali protagonisti. Con lo scoppio del moto insurrezionale a Modena e Bologna, avvenuto nel febbraio di quello stesso anno, anche Spoleto si sollevò. Diffusasi in città ad opera di Gioacchino Pompili la voce, poi risultata del tutto infondata, di una imminente fuga in massa dei reclusi dal penitenziario della Rocca, si decise di dar vita ad una milizia cittadina per mantenere l'ordine pubblico. Capitano della stessa fu nominato Pompeo Campello, che pose il suo quartier generale nel convento di San Simone attiguo al Palazzo di Famiglia, ottenendo persino la benedizione dell'arcivescovo Mastai Ferretti. Prevedendo e forse in parte temendo che la situazione potesse sfuggire di mano agli stessi promotori, il presule si offrì come cappellano della milizia cittadina, chiedendo però che i suoi aderenti prestassero nelle sue mani giuramento di fedeltà alle autorità pontificie. Di fronte al rifiuto opposto dalla maggioranza dei componenti, apparve chiaro che quello della costituzione di un corpo di volontari civici altro non era se non il primo passo verso l'aperta insurrezione. Dopo la fuga a Rieti del delegato apostolico Monsignor Domizio di Soragna, tentata invano una ultima mediazione, anche l'arcivescovo abbandonò la città. La sera del 16 febbraio, a poche ore dalla sua partenza, si dava vita ad un comitato di governo provvisorio che il 20 febbraio assumeva le funzioni permanenti di governo. Alla presidenza di questo organismo fu chiamato Pompeo Campello, affiancato da Salvatore Fratellino in qualità di segretario relatore e da Giovanni Molfino e Filippo Teoli come consiglieri. Nello stesso mese di febbraio il Campello, accompagnato dall'avvocato Pietro Savi, raggiungeva Bologna, dove nel frattempo l'Assemblea delle Province Unite Italiane aveva proclamato l'emancipazione dal dominio temporale dei papi e l'unione delle loro città alle altre province venute in libertà. In qualità di rappresentante della città di Spoleto, il Campello partecipò ai lavori dell'Assemblea che redasse e promulgò in data 4 marzo il testo della Costituzione provvisoria del Governo delle Province Unite Italiane. Come è noto, il sogno libertario durò poche settimane, infrangendosi all'urto dell'inevitabile intervento delle truppe austriache. Sotto l'incalzare degli eventi militari, il governo provvisorio si ritirò in Ancona, dove il 26 di marzo capitolava la presenza del cardinale Benvenuti,
per risparmiare nella lotta troppo diseguale un'inutile effusione di sangue, come si legge nel manifesto della capitolazione. Spoleto seguì l'esempio due giorni più tardi, deponendo le armi nelle mani dell'arcivescovo Mastai Ferretti, provvidenzialmente rientrato da Leonessa. Inizia così per il Campello, il Fratellini e per gli altri patrioti spoletini la complessa stagione dell'esilio, vissuta tra la delusione dell'infranto sogno libertario e le ansie per i destini propri e delle rispettive famiglie. È in questa fase però che arriva a maturazione nelle loro coscienze un profondo conflitto interiore, le cui radici debbono essere fatte risalire proprio al fallimento dei moti insurrezionali del 1831. In molti di loro, infatti, prese sempre più a farsi sentire il peso del contrasto tra il sincero sentimento religioso e lo slancio per la patria e per la libertà. Questa apparente insanabile dicotomia, che viene ben espressa in quegli anni nella ricca produzione letteraria dello stesso Pompeo Campello, trova il suo punto di risoluzione nell'opera politico-filosofica del Gioberti. Quando infatti nel 1843 venne dato alle stampe del primato civile e morale degli italiani, a molti parve finalmente di aver trovato la pace interiore. Tra le pagine dell'eloquente, anche se non priva di enfasi, prosa dell'abate torinese, i liberali moderati scorgono il manifesto politico che appieno li soddisfa e li conforta. Unione di principe e di popolo, di laicato e di clero, di religione e di progresso, elevazione intellettuale e morale delle plebi, confederazione degli stati italiani sotto la presidenza del Papa quale espressione di affrancamento dallo straniero e di unità nazionale. L'elezione al soglio pontificio di Pio IX, avvenuta nel 1846, sembrò ai più il segno che quel progetto potesse finalmente essere realizzato. Incamminatosi sulla via delle riforme, così come in molti si attendevano, il nuovo pontefice diede vita ad una consulta di Stato, della quale nell'autunno del 1847 anche Pompeo Campello fu chiamato a far parte come rappresentante della comunità spoletina. Lo scoppio nel marzo del 1848 della guerra all'Austria muta lo scenario, aprendo di fatto la strada ad una nuova stagione di rivolgimenti. Eletto in attuazione dell'articolo 31 dello statuto concesso dal pontefice nel maggio del 1848 quale rappresentante di Spoleto nel Consiglio dei Deputati, Pompeo Campello, affiancato dall'inseparabile amico Fratellini, venne prima incaricato del servizio di intendenza generale presso il Ministero delle Armi e poi, a seguito delle dimissioni del principe Doria Pamphili, di reggere in prima persona il Ministero. L'invasione da parte delle truppe austriache del territorio pontificio, giustificato ufficialmente da motivazioni di carattere tecnico dovute alle manovre militari in Veneto, provocò la ferma reazione da parte del ministro Campello che, dato per scontato l'appoggio incondizionato del pontefice, in un proclama pubblicato il 6 agosto con accesi toni patriottici denunciava, cito, la brutale invasione austriaca delle province settentrionali dello Stato e incitava le popolazioni dei luoghi occupati o minacciati ad insorgere in armi. A dispetto di ciò che il Campello aveva in animo, il proclama riuscì assai poco accetto al pontefice e alla curia che ne ordinarono l'immediata rimozione dall'incarico. È indubbio che gli avvenimenti romani avessero incrinata in lui e in molti esponenti della classe dirigente moderata la fiducia non solo nella figura del romano pontefice, ma anche nella reale possibilità di conciliare le aspirazioni nazionali con la conservazione del potere temporale. Nel clima teso seguito all'uccisione di Pellegrino Rossi, il circolo popolare romano impose il richiamo del Campello nel governo presieduto da Monsignor Muzzarelli. Il conte Spoletino raggiunse Roma proprio quando Pio IX aveva già deciso di partire per Gaeta, convinto, e non era il solo, che il pontefice così facendo compisse un vero e proprio tradimento nei confronti di una causa al cui sostegno egli stesso aveva dato il contributo iniziale determinante, il Campello decise di rimanere al proprio posto senza alcuna esitazione. Man mano che a partire dal gennaio 1849 le correnti più radicali si andavano rafforzando, contrastate dalle denunce e dalle censure
di cui da Gaeta Pio IX faceva oggetto i responsabili del regime democratico, la posizione sia personale che pubblica del Campello diveniva sempre più complessa. Estraneo, come molti dei suoi compagni, di fatto alla sostanza del dibattito politico allora in corso, alla fine il Campello rassegnò il mandato. Il crollo della Repubblica Romana del 49 e la dura repressione messa in essere dalle restaurate autorità pontificie travolsero in lui e negli altri patrioti moderati ogni residua speranza che ancora restava di conciliare l'idea nazionale con la fedeltà romano-pontefice quale sovrano temporale. Molti di loro, e appunto tra di loro il Campello, si trasferirono a Torino, dove nel favorevole ambiente degli esuli politici là convenuti e nei circoli governativi più illuminati maturarono piena e totale adesione al progetto di monarchia costituzionale di Cavour e Vittorio Emanuele II. Quando nel settembre del 1860, rotto ogni indugio, come ebbe a scrivere Salvatore Fratellini, il primo ministro torinese decise di passare all'azione, tutto tornò a rimettersi in moto anche per Spoleto. Fallito il tentativo di far insorgere l'Umbria, culminato nelle sanguinose stragi del 20 giugno in Perugia, venne costituita agli inizi del 1860 la commissione direttrice delle province romane soggette, di cui il Campello fu nominato presidente, con l'incarico di promuovere e coordinare l'attività cospirativa nell'Umbria e nelle Marche. Preparate nel corso dell'estate precedente da un clima di forte tensione che pervase l'intera città, le manovre militari che portarono allo scontro finale consumato ai piedi della Rocca Albornoziana ebbero inizio il 16 settembre, quando da Foligno, quartier generale degli eserciti piemontesi, venne impartito al Brignone l'ordine di muovere verso Spoleto. Che la città fosse in pieno fermento e pronta ad esplodere lo testimonia un curioso aneddoto accaduto nelle settimane precedenti. Da qualche giorno il teatro comunale ospitava la compagnia teatrale di Luigi Bellotti Bon, di cui faceva parte la celebre attrice Celestina De Martino. Fatta oggetto già prima dell'andata in scena delle arie conquistatrici e svenevoli degli ufficiali francesi, come sottolinea il Fratellini, l'artista fu suo malgrado protagonista di una spiacevole manifestazione di galanteria. Al termine della prima recita, infatti, alcuni appartenenti al corpo di volontari transalpini presenti in platea, con l'evidente intento di provocare il sentimento patriottico della cittadinanza, pensarono bene di offrirle un gran mazzo di fiori stretto con un nastro recante i colori del Papa. Quando la De Martino, ignara evidentemente della provocazione, si sporse dal palco per accogliere il dono, due mani robuste le strinsero i polsi, facendo volare dal palco l'indesiderato omaggio. La serata, conclude il Fratellini, terminò con un gran parapiglia e fischi e grida all'indirizzo della soldataglia pontificia. Nel pomeriggio del 16 settembre 1860, preso quartiere per la notte nei pressi di San Giacomo, il Brignone comunicò al comandante del corpo d'armata che il generale Lamorisiere, con alcune migliaia di uomini, avrebbe potuto tentare di ritirarsi verso Roma passando per Norcia e Spoleto. L'informativa raggiunse in tempo il Cialdini in Senigallia, che la sfruttò favorevolmente per bloccare la ritirata dell'esercito piemontese a Castelfidardo. La sequenza degli avvenimenti dell'ultimo giorno di scontri nella piazza di Spoleto è puntualmente descritta nei rapporti dei due rispettivi comandanti, il generale Brignone e il maggiore O'Reilly, responsabile del corpo di volontari irlandesi di stanza nella fortezza albornoziana e di cui stranamente le versioni concordano. Intorno alla mezzanotte due squadroni del Mizza Cavalleria mossero da San Giacomo per occupare la strada di Terni, impedendo di fatto ogni possibile via di fuga al presidio spoletino. Un'ora più tardi il resto delle truppe al comando del Brignone si dispose nei punti strategici della città in previsione dell'assalto finale. Due compagnie di bersaglieri occuparono il Monte Luco, parte del battaglione granatieri andò a presidiare gli sbocchi del forte, due sezioni di artiglieria occuparono la strategica posizione di Colle Risana, mentre il resto delle truppe fu posto in riserva nel borgo San Gregorio. All'alba del 17 settembre il Brignone intimò per tramite di un ufficiale del suo stato maggiore la resa incondizionata ai difensori della Rocca.
Dal canto suo il maggiore O'Reilly, sin dalle prime ore del mattino, aveva disposto 300 dei suoi volontari irlandesi a presidio dell'accesso principale della rocca e della cinta di mura al suo fianco, le reclute svizzere e tedesche a difesa della parte orientale e settentrionale e i gendarmi pontifici agli ordini del comandante Calandrelli di riserva. Alle 8 del mattino, respinta dai difensori della rocca ogni offerta di resa, iniziò martellante il fuoco di batteria da Colle Risana e quello dei fucilieri dal Monte Lugo. Dopo un breve cessate il fuoco, chiesto dall'arcivescovo Arnaldi nella speranza non realizzata di ottenere dai volontari irlandesi lo sgombero della rocca, senza ulteriore spargimento di sangue, il Brignone alle 2 del pomeriggio diede il via all'assalto, disponendo in colonne d'attacco due compagnie di bersaglieri e un battaglione di granatieri armate di mazze e di scuri. La piazza antistante l'ingresso della fortezza albornoziana si trasforma in pochi attimi in un campo di battaglia. Il foriere maggiore Norberto Mozzoni, al grido di Avanti Savoia, guida un plotone di 60 granatieri scelti che sotto il fuoco nemico abbattono la prima porta di accesso. Lungo la rampa che conduce al secondo portone, la resistenza dei difensori si fece più strenua, costringendo il Brignone ad ordinare la ritirata. Ripresi gli scontri, al calare della notte, il comandante O'Reilly, valutata, come egli stesso scrive nelle sue memorie, la sua posizione, rese la rocca con una onorata capitolazione. All'alba del 18 settembre 1860, la bandiera del terzo granatieri, issata sulla torre maggiore del forte, annunciava la fine del dominio papale sulla città. Con il plebiscito di annessione ai domini sabaudi e la proclamazione del Regno d'Italia, il 17 marzo 1861, si chiude, almeno per l'Umbria, la fase insurrezionale del Risorgimento ed inizia il lento e graduale inserimento nella struttura del nuovo Stato unitario dei territori della ex periferia pontificia. Non vi è dubbio che a Spoleto, come in altre zone del paese, molte delle attese e delle speranze suscitate dalla fine del dominio temporale andarono fortemente deluse. In un siffatto stato di cose appare del tutto evidente come il giudizio complessivo della storiografia locale sull'inserimento della città nella struttura economica, sociale ed amministrativa del nuovo organismo territoriale abbia fortemente risentito di quel processo di ridimensionamento che la comunità cittadina si vide costretta a subire. I molteplici e spesso non concordanti giudizi che emergono nelle cronache degli studiosi locali sono dovuti non solo alle differenti stagioni culturali e politiche nelle quali le loro opere storiche videro la luce, ma anche alla soggettiva angolazione degli autori stessi. Se il Sanzio infatti è maggiormente occupato a sottolineare gli aspetti negativi del deposto regime pontificio e il già più volte citato Fratellini, ormai in piena età giolittiana, nella esaltazione degli aspetti eroici dell'impresa risorgimentale, Paolo Campello, nel volume della sua storia documentata aneddotica dedicato al padre Pompeo, si spinge ad alcune considerazioni che appaiono di un certo interesse. Ancora evidentemente amareggiato per il trattamento ricevuto dal padre dopo la fallimentare esperienza vissuta dallo stesso al Ministero degli Esteri, Paolo si sofferma volutamente nella narrazione degli avvenimenti sulla ricostruzione di quanto accaduto nei mesi che precedettero la liberazione di Spoleto. Con una sottile astuzia narrativa, limitandosi a sottolineare i contrasti sorti tra il Danzetta, che è un nobiluomo perugino, e il padre, quando questi ricopriva l'incarico di presidente della Commissione delle Province Romane Soggette, Paolo Campello vuole evidentemente accreditare la voce secondo la quale l'amicizia di Pompeo Campello con Massimo D'Azeglio, rafforzata negli anni dell'esilio torinese, ne avrebbe compromessi irrimediabilmente i rapporti con il conte di Cavour. In effetti, secondo le fonti più aggiornate, all'origine delle incomprensioni venutesi a creare tra il Campello e il Danzetta nei mesi delicati che prepararono il sollevamento delle province centrali dello Stato ecclesiastico, vi sarebbe stato l'atteggiamento manifestato dal governo piemontese di scarsa fiducia nel Campello, che portarono le autorità sabaude a servirsi quale autentico interprete ed esecutore della propria linea politica del barone Danzetta.
Non sfugge evidentemente l'arguzia del ragionamento che sottende la prosa del Campello. Se fin dalla prima del compimento del processo risorgimentale il governo piemontese investiva della propria piena autorità un esponente del patriziato perugino, qualsiasi supposta responsabilità del padre in qualità di regio commissario circa la mancata conferma di Spoleto come capoluogo veniva definitivamente a cadere. Del resto, il mancato riconoscimento di un ruolo amministrativo di primo piano per Spoleto rimarrà un punto dirimente nello sviluppo futuro dei rapporti tra la città e il nuovo polo amministrativo regionale. Spente dal depositarsi del tempo le polemiche post-risorgimentali e le sottili insinuazioni del Campello, giova ricordare come l'odierna storiografia, che analizza i processi di sviluppo economico-sociale delle realtà locali negli stati preunitari, sia concorde nel ritenere che la comunità cittadina entrò a far parte del nuovo organismo nazionale nelle peggiori condizioni possibili. Sovradimensionata nelle sue competenze amministrative, non evidentemente bilanciate da un pari livello di sviluppo socio-economico, essa pagò infine la cronica debolezza della sua classe dirigente, che pur aveva svolto un ruolo di primo piano nel processo di emancipazione dal sovrano pontefice. In conclusione, riflettere oggi sul processo di unificazione nazionale che il nostro Paese ha compiuto significa innanzitutto interrogarsi sulle profonde trasformazioni che i 150 anni trascorsi hanno portato con sé. Dalla monarchia alla Repubblica, dalla oligarchia liberale alla democrazia aperta a tutte le classi sociali, dallo Stato centralizzato alle autonomie locali, dai diritti di libertà ai diritti sociali, la salute, il lavoro, l'istruzione, dallo Stato confessionale alla laicità dello Stato. Un'analisi complessiva che senza trascurare di chiedersi quale sia oggi il ruolo delle nostre istituzioni unitarie e la loro tenuta, non può ignorare le difficoltà del percorso compiuto o i problemi ancora irrisolti, né annullare gli elementi di pluralità o diversità presenti. Tutti questi aspetti, compreso il ruolo che la nostra comunità cittadina potrà svolgere in un avvenire, vanno necessariamente ricomposti in una cornice solidamente unitaria che si inserisca nella tradizione storica che da risorgimento arriva alla Carta Costituzionale Repubblicana. Vi ringrazio. Grazie dottor Troiani, io credo che questo suo excursus nella storia risorgimentale della città dimostri la competenza con cui l'ha fatto, dimostri quante energie intellettuali giovani nella nostra città vi siano e quanto bisogno ci sia ovviamente di valorizzarle. E nel dire questo chiedo al dottor Troiani di dare se possibile la disponibilità a far acquisire dalla biblioteca il suo lavoro, perché sia a disposizione ovviamente di quanti vorranno anche in futuro consultarlo, sia dalle più giovani generazioni che da quelle di età più avanzata che vogliono comunque rispolverare le loro conoscenze storiche. E nel dire questo ripassiamo a questo punto ad una seduta formale, perché abbiamo da leggere ed approvare un documento, diciamo, del Consiglio Comunale che è stato visionato in maniera unitaria. E vi ricordo, così dopo la lettura del documento non riprenderò la parola, che alla fine di questi lavori ci regheremo, chi lo vorrà, ma sollecito tutti a farlo, a recarsi a Piazza Campello, dove verrà depositata una corona al monumento ai caduti, e a questo poi seguirà per le manifestazioni previste per oggi in occasione del 150esimo dall'Unità d'Italia la inaugurazione in via Saffi presso l'ex Monte di Pietà della mostra Risorgimento protagonisti antagonisti nelle immagini fotografiche della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, che ovviamente ringraziamo anche per aver collaborato in questa direzione. Il percorso sarà da via del Municipio
Consiglio, Scala Nalone, via Saffi, perché nell'altro percorso sono, è interdetto in quanto ci sono lavori in corso. Quindi prego, siccome ci sono già tutti i consiglieri in aula, gli scrutatori, passiamo nuovamente alla seduta formale del Consiglio e quindi procediamo per la votazione. Bene, votazione all'unanimità, quindi siamo nuovamente in seduta formale. Do lettura del documento a nome del Consiglio Comunale sul 150° anniversario. Il Consiglio Comunale di Spoleto ritiene doveroso affermare la straordinaria rilevanza istituzionale del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, sottolineando le vicende politico-istituzionali ed economico-sociali che portarono nel 1861 alla fondazione del nostro Stato nazionale. Una necessità, oltre che un dovere, che serve a rivalutare e far rivivere gli aspetti ed i momenti esaltanti e gloriosi del processo unitario, accogliere la forza e la validità dell'esperienza storica dell'Italia unita. Un percorso di cambiamento intrapreso sulla base di ragioni storiche profonde e sentimenti popolari diffusi che permisero allo Stato italiano non solo di superare le difficoltà immediatamente conseguenti all'unificazione compiutasi nel 1860-61, ma anche di reggere per lunghi decenni, da un secolo all'altro, a fratture e sommovimenti sociali, a conflitti e rivolgimenti politici che pure giunsero a scuotere l'Italia unita. Quello che oggi serve ricordare è la valenza dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica quale principio fondamentale della nostra Costituzione, un invalicabile vincolo nazionale e un impegno politico e morale che anche questo Consiglio Comunale vuole ribadire con grande forza e convinzione. Celebrare il 150° dell'Unità Nazionale significa dare anche nuovo valore e nuova spinta idealistica alle vicende storiche ed umane che caratterizzarono il nostro risorgimento, riportando al centro dell'attenzione generale le esperienze di quelle donne e di quegli uomini che con grande determinazione e amore patrio furono protagonisti di un processo di cambiamento straordinario. È con questo spirito che il Consiglio Comunale intende ricordare non solo la figura di Luigi Pianciani, nostro illustre concittadino, eletto deputato al Parlamento italiano nel 1865, sindaco di Roma liberata nel 1871 e presidente del Consiglio Provinciale dell'Umbria, di cui è ricorso il bicentenario della nascita il 9 agosto 2010, ma anche i tanti piccoli eroi che hanno costellato la storia risorgimentale di Spoleto e a cui la città ha dedicato negli ultimi anni una serie di vie e piazze affinché il loro insegnamento non venisse perso e abbandonato. Luigi Pianciani sacrificò la sua famiglia nobiliare sull'altare dell'unità, della libertà e della giustizia, fino ad essere considerato il maggior patriota che Roma potesse vantare al cospetto della grande patria Italia. Un riferimento che dunque, soprattutto nel corso di quest'anno, non potrà essere fugace, perché ci troviamo di fronte ad un uomo che con caparbietà decise di legare indissolubilmente il suo impegno civile e politico alle vicende che portarono all'unità d'Italia, lasciando che le sue scelte divenissero nel tempo un richiamo costante ai valori che determinarono la nascita dello Stato italiano. Oggi, in un periodo storico in cui si assiste al riaccendersi di particolarismi locali, il Consiglio Comunale intende rimarcare l'importanza dei principi e delle regole che permisero allora di accogliere le istanze di libertà, di democrazia, di progresso civile e sociale di un intero Paese. All'atto della formulazione della Carta Costituzionale, quegli stessi valori di ideale diedero vita a quel principio fondamentale della nostra Costituzione che richiama tutti all'unità e all'indivisibilità della Repubblica anche attraverso il ruolo e la valorizzazione delle autonomie locali. Un principio con cui i padri costituenti vollero saldare l'unità del nostro Paese alla fine di un periodo storico in cui l'Italia corse il rischio di perdere la sua dignità e l'indipendenza nazionale, vedendo insidiata la sua compagine territoriale.
Il Consiglio Comunale ritiene doveroso ricordare, con sguardo rivolto al futuro, quanto la diversità delle culture nazionali sia ancora oggi la più ricca risorsa dell'Europa, in grado di garantire dignità alle diverse espressioni regionali di un intero continente. Ribadirlo oggi è più che mai urgente, soprattutto in un momento in cui il tema del federalismo non deve rinunciare a quell'idea di solidarietà che porta con sé il rispetto della dignità della persona, quale che siano la sua storia, la sua cultura, i mezzi di cui dispone, per rispettare l'idea di nazione concepita dai nostri padri costituenti. Celebrare l'unità d'Italia significa quindi raccogliere il testimone di quanti hanno dato il meglio di sé fino al sacrificio della vita affinché in questi 150 anni si affermassero i diritti delle persone, un'idea di partecipazione democratica universale e un senso del diritto e della legalità quali fari del percorso unitario del nostro Paese. Proprio per questo il Consiglio Comunale intende impegnarsi con assiduità affinché la comunità locale sia in grado di trasmettere ai giovani e alle generazioni future la memoria viva di tutti gli ideali, i valori e i sentimenti che mossero l'impegno e il sacrificio anche estremo di quelle tante persone che ci hanno consegnato una patria, una casa comune unita, fatta di diritti e doveri da conservare, difendere, applicare e tramandare. Quindi su questo io chiedo a questo punto per formalizzare un voto del Consiglio Comunale affinché questo documento venga consegnato anche questo alla celebrazione appunto di questi 150 anni anche alla memoria cittadina. Grazie. Sì, dichiaro aperta la votazione. Ricordo che il documento è stato insomma condiviso con tutto il Consiglio Comunale, con tutti i capigruppo. E di cui ha accolto anche i loro suggerimenti per quelli che l'hanno voluto dare. Puoi cambiare? Bene, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità, ringrazio tutti i consiglieri, ancora una volta tutti i cittadini, le autorità presenti, il Consiglio Comunale dei Bambini, le autorità civili e militari che hanno voluto assistere ai nostri lavori, e tutti i colleghi, chiaramente, il dottor Troiani e tutti quanti ci hanno onorato della loro presenza, l'appuntamento a Piazza Campello.